così in diretta. Ecco, Riccardo, dovresti togliere l'audio dalla web TV e finire il ritorno. Pronto? Ci sì, sei? Ci sentiamo benissimo. Pronto? Mi vedi anche? No, dovresti mandarci il video e poi il collegamento è perfetto. Allora, aspetta, riproviamo? Riprovi a chiamarmi fra un attimo? Sì, se no puoi chiamarmi te con via videochiamata, forse ti viene più semplice. Va bene. Ecco, scusate questo inconveniente tecnico, non è un inconveniente, ma non abbiamo fatto le prove con Riccardo e quindi per questo intanto ricordiamo quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Allora, dopo questo collegamento trasmetteremo una registrazione di un collegamento fatto durante la settimana con Silvana Bononcini, dal titolo Libertiamo. Ah, quindi alla fine siamo riusciti a... E dopo, successivamente, avremo lo spazio Israel Chat con Dimitri Buffa. E poi per chiudere le trasmissioni il collegamento con Caserta, dove vi sarà una bellissima riunione con tutte le associazioni radicali campane. Ecco, siamo di nuovo collegati con Riccardo. Riccardo, vediamo se ci arriva anche il video. Ecco, perfetto. Eccoci qua. Ci arriva anche il video. Riccardo, ci senti? Sì, ti sento. Perfetto, ci perfetto. Senti perfettamente. Noi anche ti sentiamo perfettamente. Anche questa volta lascio questo collegamento a Salvatore Antonacci, che ti farà un bel po' di domande. Io ti saluto e vabbè, ci vedremo alla fine del collegamento. Intanto vedo di risolvere i problemi. Allora, Riccardo chiama da? Ciao. Da Modena. Sassuolo, provincia di Modena. Quindi in quella che fu la Rossa Emilia, diciamo. E sì, Sassuolo è passata al centro-destra, come... Ah, ecco, perfetto, quindi constatazione di estrema attualità, quindi. Senti, le attività, cosa fate di bello in quel di Modena, nel modenese? Attività radicali... Attività radicale, abbiamo appena iniziato. L'associazione Radicali Modena si è costituita a maggio. Ah, e nuovo. Sì, abbiamo iniziato con l'anagrafe pubblica degli eletti. Io lunedì, domani, incontro Maria Laura Catinari dell'associazione Libera Uscita per iniziare a parlare anche dei registri dei testamenti biologici nei comuni. Qui, cioè, sono sempre più di larga diffusione, è stato approvato anche a Fiorano, a Castelfranco Emilia, a Sassuolo si discuterà a settembre, quindi siamo attivi per quanto riguarda l'anagrafe pubblica degli eletti al momento e per i nuovi traguardi civili da promuovere attraverso gli enti locali si parla dei testamenti biologici, ma si inizia a parlare anche dei registri delle unioni civili. Quindi siamo attivi su questi fronti. E poi c'è la novità che delle settimane scorse, che ne parlai anche all'Assemblea dei Radicali a giugno, che è l'approvazione da parte del CIPE della bretella autostradale che collega Campo Galliano, l'incrocio tra la 22 e la 1 a Sassuolo, che sarebbe un ramo morto di autostrada di 20 km e che, sto facendo i miei conti, sto guardando un attimo la situazione, sembra quasi inutile, sembra quasi un buttare via miliardi, non tanto il discorso ambientale ma quanto il discorso di utilità di questa autostrada. Quindi abbiamo appena iniziato e i temi su cui siamo aperti sono questi, siamo una decina di iscritti, non siamo tantissimi, quindi anche il nostro obiettivo sarà quello di fare più iscritti possibile facendoci conoscere con la comunicazione, con i nuovi strumenti. A settembre sarà attivo il nostro sito internet e speriamo di avere qualche militante in più, insomma. Eh sì, comunque con i numeri a cui facevi riferimento mi sembra un attivismo degno di Stacano, insomma, vi state muovendo su quasi tutti i fronti di battaglia radicale, quindi complimenti innanzitutto. Ringrazio. Ovviamente l'invito è quello di proseguire, ma ovviamente quello saprete far fronte anche voi. Senti, il rapporto con la politica locale in quel di Modena... Come vi state confrontando con le altre forze politiche, PD credo, no? In particolare. E non allora, solo. Sì, col PD di Modena abbiamo iniziato il 22 di giugno, abbiamo avuto un incontro col segretario provinciale Baruffi parlare di anagrafe pubblica degli eletti, per vedere un attimo un po' come promuoverla nei vari comuni della provincia, partire da Modena magari.
E l'incontro è stato rinviato al 13 di luglio. Il 13 di luglio sono stato avvertito che non ci sarebbe stata possibilità di tenere l'incontro. Da quella data lì non ho più avuto notizie dal Partito Democratico e notizie di oggi. Ho scritto una lettera a Baruffi dicendo che parto per le vacanze, rientro il 22, se ha voglia di contattarmi, ben venga. Anche perché noi eravamo d'accordo che aspettavamo una riunione per discutere di questi temi. E siamo rimasti un po' così perché non sarà per le feste dell'unità che ci sono in giro, sarà per ho letto ieri sul giornale che c'è una discussione che riguarda in cui si è interessato Baruffi a riguardo del parco Ferrari di Modena, se farci o meno la piscina, insomma, argomento palliativo. Fondamentale, insomma, no? Sì. Insomma, vabbè, quindi, comunque un atteggiamento poco serio, diciamo. Rapporto col Partito Democratico. Insomma, vabbè, comunque un atteggiamento poco serio, diciamo. Rapporto col Partito Democratico. Quindi un atteggiamento poco serio, diciamo. Rapporto col Partito Democratico. Quindi un atteggiamento poco serio, diciamo. Rapporto col Partito Democratico. Poco serio, diciamo. Abbiamo problemi di tipo? Adesso sì. C'era un ritorno preoccupante adesso. Sentivo, esatto, un ridondare. L'audio continuo. Adesso dovremmo esserci. Ok, ti dicevo, comunque un atteggiamento poco serio, no? Da parte del PD, voglio dire. Beh, aspetto una risposta. Non mi affretto a dire che l'atteggiamento è stato poco serio. Diciamo ci si aspettava una considerazione maggiore, ecco. Questo c'è. Invece non mi pare che ci sia stata. Aspettiamo una risposta a questa lettera, poi dopo vediamo. Per quanto riguarda l'anagrafe pubblica degli eletti, io non ho problemi neanche a discuterne con il Popolo della Libertà, quindi lo dico subito. Anche se nella rossa provincia di Modena, salvo qualche eccezione come Sassuolo, Savignano sul Panaro, che sono passate al centrodestra, ci sarà qualche difficoltà. Però io non ho preclusioni, anche perché l'anagrafe pubblica degli eletti non si può dire che sia una cosa di destra o di sinistra. Certo. Una tematica, la trasparenza è una tematica che deve essere comune a tutti. Come nella migliore tradizione. Come nella migliore, diciamo. Come stanno messi quelli del PDL? Ne parlavamo settimana scorsa con i compagni di Bologna, insomma avevano incassato una sconfitta onorevole, no? Alle regionali, c'è stata la crescita della Lega, penso anche nel modenese, piuttosto, no? Importante numericamente. Il PDL soffre una rincorsa della Lega, vabbè, adesso con la scissione in corso fra Fignani e Berlusconis. La gente magari un po' più invogliata anche a cercare qualche alternativa. Comunque qui il PDL sembra che stia cedendo voti alla Lega Nord, quindi la situazione è un po' questa. Non è una regione l'Emilia Romagna tradizionalmente di destra, c'è l'eccezione di Piacenza che sta un po' più di quella parte, c'è la città di Parma, è venuta adesso anche Sassuolo. Il PDL dice che la tendenza è quella di andare verso destra, io dico che secondo me c'è qualche incidente di percorso come a Bologna con Guazzaloca, che poi si è visto che la situazione si è ristabilita nel centro-sinistra. Poi, hanno altri problemi adesso. Qualche maligno potrebbe dire diciamo, l'anomalia bolognese è stata riassorbita anche perché il PD e il centro-sinistra si è spostato su posizioni ancora più a destra del PDL, però ovviamente una malignità, no? Ordine pubblico, eccetera. Non conosco tantissimo la situazione di Bologna sotto questo aspetto, però so che, per dire, nella mia città governata dal centrodestra si marca molto l'aspetto della sicurezza e la Lega Nord. Parliamo di Sassuolo perché è un punto dove converge un grosso flusso di immigrazione, soprattutto dal Nord Africa. C'è anche una questione della religione islamica nella mia città, su cui la Lega Nord spinge molto. Quindi sicurezza e religione islamica, hanno fatto anche un tentativo, chiamiamolo così, di chiudere la moschea di Sassuolo, è andato male perché la moschea attualmente ha riaperto. Hanno provato a segnalargli
degli abusi edilizi, ma dei muri spostati di 6 centimetri, i ragazzi della comunità islamica hanno abbattuto questi muri, li hanno rifatti spostati di 6 centimetri, nonostante ciò che prima il discorso era ti chiudo la moschea perché non rispetti i criteri edilizi, una volta che l'hanno riaperta adesso vogliono richiuderla per una questione ideologica, anche ridicola, perché prima dici che no, non è per una questione ideologica, è per una questione di sicurezza, la riaprono e dicono no, la voglio richiudere, e questa e poi cozza col concetto di sicurezza, perché secondo me la sicurezza non la si fa chiudendo una moschea se hai se non ti fidi di queste persone. Anche perché dopo costringi al culto islamico clandestino negli scantinati dei palazzi, così quelle che erano le catacombe cristiane, e non fai sicurezza. Con la clandestinità aumenti la richiesta di forze dell'ordine e basta, non risolvi la questione, da come la vedo io. Sì. Attivi sul fronte della sicurezza, attivi sul fronte dell'immigrazione. Questi sono i loro punti di forza dove prendono voti, dove intercettano l'inquietudine popolare di un certo elettorato, che non è solo a destra, comunque. Certo, non è neanche solo a destra, però la tendenza è magari a sinistra c'è un po' la moda di farlo e dirlo un po' meno, nasconderlo, invece a destra c'è la moda di ostentarlo per raccogliere voti. C'è una domanda dalla chat, una constatazione di americano un po' puntuta, sì, che mi chiede perché Modena dovrebbe trasformarsi da patria del Codechino a terra della lista Bonino-Pannella. Vabbè, più che una domanda mi pare una simpatica provocazione, diciamo. Cioè, dal Codechino alla lista Bonino-Pannella, non vedo la relazione, ecco. La lista Bonino Pannella qui fa il 2,5%, è un punto di partenza interessante, però non lo so, noi facciamo del nostro meglio, vedremo appena ci saranno dei test elettorali, vedremo che risultati. Noi confidiamo, diciamo, nella durata e nella crescita sia del Codechino che della lista Bonino Pannella, quindi certo, teniamo il politico al gastronomico, diciamo. E quindi questa è la situazione. Dunque, Ferragosto, iniziative per Ferragosto, abbiamo detto visita, no? C'è qualche visita prevista, istituti di pena, nel modenese, Modena, modenese. Io guarda, sono stato contattato da Virginia. Virginia Fiume, che mi ha chiesto se riuscivo a contattare qualcuno per le carceri, perché c'erano ancora regioni scoperte, però non saprei chi, non saprei di consiglieri regionali che siano, non ne conosco, e quindi non riuscirei a dare una mano. Tra l'altro io a Ferragosto sono in vacanza, però sto a Lecce, e se c'è qualcuno dalle nostre parti, sto a Lecce, insomma, e se c'è qualcuno, se qualche onorevole, qualche consigliere regionale che andrà a visitare il carcere di Lecce, farò compagnia volentieri, se c'è la possibilità. Comunque, guarda, a Modena Lecce dovrebbe esserci Sergio D'Elia, credo, per Ferragosto. Adesso non vorrei, mi sembra che ci sia lui in visita al carcere di Lecce, quindi te lo dico perché noi trasmettiamo da Lecce, quindi bene o male abbiamo gli aggiornamenti sulla situazione, quindi dovrebbe esserci D'Elia, quindi. Allora, se avete gli aggiornamenti mi dite chi c'è a Modena. Roberto, chi c'è che tu sappia? Ah, a Modena ci sarà qualcuno? Beltrandi di sicuro starà in quel di Ferrara, che c'è stato preannunciato la visita di Marco Beltrandi a Ferrara, carcere di Ferrara, quindi. Non so se magari, penso che sia lui più o meno che giri gli istituti della zona, ecco. Non da solo, però magari lui ci saprà dire se c'è qualche parlamentare che è disponibile, insomma. Tra l'altro Marco Beltrandi è un nostro iscritto. Perfetto. Quale migliore occasione, diciamo. No, io non ci sarò perché martedì parte. Già, è vero, sì, me l'avevi detto. Okay. Sì. Però siamo in 10, quindi vedremo di compagno, che vada a visitare il carcere Sant'Anna di Modena, anche perché c'è
ho letto sul giornale che c'è una mezza polemica, una mezza scaramuccia fra Leoni del PDL, consigliere regionale, e i responsabili del forum sicurezza del Partito Democratico di Modena, mi sembra, riguardo al fatto che ci sia gli agenti della penitenziaria siano sotto numero, quindi sarebbe il caso di andare a fare una visita, constatare meglio questa cosa e poi comunque vedere anche le condizioni in generale delle strutture carcerarie, che è anche quello un problema grosso, ma non è solo di Modena. Sì, è un problema nazionale purtroppo. Vedremo. Dicevo, è un problema nazionale, non fa altro che aggravarsi col passare delle settimane, insomma, come testimoniano tutte le statistiche sui suicidi, atti di autolesionismo, come dire, affollamento delle carceri, insomma. No? Sì. La situazione decisamente ha bisogno di essere esposta alla pubblica opinione, secondo me. Quindi bisognerebbe, ho visto molte adesioni non solo di radicali, anche di onorevoli del Popolo della Libertà, del Partito Democratico, insomma degli schieramenti, ma un po' meno dell'Italia dei Valori, degli schieramenti nazionali, sarebbe il caso di far luce su questa cosa, perché la popolazione delle carceri è aumentata, e mi sembra 20.000 unità sopra la capienza, se non di più, e l'estate è micidiale. L'estate col caldo non hanno di sicuro il climatizzatore, questo lo posso dare per certo. E stipati come animali dentro una struttura di cemento sotto la randa del sole non deve essere un'esperienza piacevole. Quindi noi ad esempio nel carcere di Lecce, ad esempio, la capienza è il doppio di quella prevista, cioè a fronte dei 550 previsti siamo oltre 1.000, quindi una situazione si può immaginare quanto sia, no? Come dicevi tu, drammatico. Sì, io l'ho detto, purtroppo mi ero già organizzato per andare in vacanza, appena ho saputo dell'iniziativa lodevole del Ferragosto nelle carceri, però se ho notizie, adesso mi informerò da Marco Beltrandi, di deputati che vengono a Modena o che riusciamo a far venire a Modena, sicuramente ci sarà qualcun altro nella nostra associazione, sicuramente vedremo come è messo Sant'Anna, anche perché siamo stati a visitare lo scorso 6 giugno, mi pare, i CIE e le case di lavoro il CIE di Modena, le case di lavoro di Castelfranco Emilia e di Saliceta San Giuliano con Rita Bernardini. La situazione non era bella, nel senso che nelle case di lavoro non si lavora, sì, sono ergastoli bianchi, li abbiamo definiti, perché c'è molte persone incombono nel provvedimento di giudice che li interna nelle case di lavoro, dopo magari che sono usciti dal carcere, che sono stati anche quasi un anno fuori, hanno iniziato a ricostruirsi una loro vita e incombono in queste ordinanze di custodia nelle case lavoro e perdono tutto quello che avevano ricostruito dopo la pena nelle carceri. Solo che in queste case lavoro non si lavora, e a volte manca la corrente, e si ozia, cioè l'aspetto più terribile delle carceri e delle case lavoro è l'ozio, il fatto di non far niente, che è uno dei comportamenti più deterioranti dal mio punto di vista che esistano. L'essere costretti a non fare niente è una cosa, una pena accessoria, diciamo, no? Esatto, è una pena accessoria. E, per le cure mediche, parere mio, manca il dentista, purtroppo, e va detto, nelle carceri c'è un grosso numero di persone che hanno fatto o fanno, perché c'è anche lo spaccio nelle carceri, o fanno uso di eroina o di sostanze stupefacenti che vanno a rovinare i denti, e la stragrande maggioranza di questi internati, di questi detenuti, hanno problemi grossi di dentatura, ma problemi grossi, e si è visto anche quanto questo incida nel sistema cardiocircolatorio. Io non lo so, però sono usciti anche degli studi che avere
di igiene, di cura dentale, incide anche su altri aspetti. Insomma, comunque quello lì è un problema che ho notato ed è molto evidente. Non so se anche tu sei stato nelle carceri, l'avrai notato sicuramente. Sì. Il problema dell'assistenza non fanno medica nulla. Sì, no. L'assistenza medica, ma proprio quello nello specifico. Proprio è la prima, anche perché sarà la prima cosa che salta agli occhi. Quindi, no, ben venga una visita di un deputato nel carcere Sant'Anna, ci organizzeremo perché ci sia qualcuno di noi, non ci sarò io purtroppo e vedremo. Senti, l'associazione mi ha detto si è costituita da pochi mesi, avete già tenuto il vostro congresso? Sì. Sono venuti Mario Staderini, Marco Beltrandi e Claudia Sterzi a Sassuolo, abbiamo fatto una bellissima iniziativa sull'antiproibizionismo, abbiamo parlato di droga, con una platea quasi per metà di giovani, uh-huh. Per una domenica pomeriggio, la sera stessa, è terminato l'incontro, abbiamo costituito l'associazione radicale. Che speriamo viva e prosperi, di vita lunga e felice, insomma, no? Ah, certo, ma speriamo anche che porti dentro degli iscritti. Io farò il massimo nelle mie possibilità, però dobbiamo lavorare, dobbiamo portare i temi, abbiamo detto che stiamo lavorando su diversi fronti. Niente, l'esperienza mi piace, mi sta piacendo, quindi anche personalmente gratificante. Assolutamente, colgo la palla al balzo per farti l'ultima domanda, quella che di solito fa anche Roberto, che ti chiede com'è, qual è la molla che ti ha fatto diventare radicale molti o pochi anni fa, insomma. La molla che mi ha fatto diventare radicale è stata da un poco più di Monello. Io ho 24 anni, quindi parliamo di nell'ultimo periodo della scuola superiore, quindi quasi verso i 18, ed è stato l'antiproibizionismo. Quindi lo dico senza problemi. Poi seguendo il movimento, all'epoca non seguivo tanto la politica, comunque ultimamente seguendo il movimento mi sono avvicinato sempre di più con la candidatura di Emma Bonino alla presidenza del Lazio e ho raccolto l'appello di Emma Bonino per la presentazione delle liste, ho compreso le difficoltà che c'erano nei radicali nell'essere in televisione, nell'occupare spazi, nel fare la loro giusta e dovuta propaganda. Anche semplicemente per raccogliere le firme per presentarsi con liste alle elezioni, perché in Emilia Romagna, ricordiamo, non è stato possibile, no? No, io ho raccolto le firme, ma purtroppo non. Infatti mi sono avvicinato. Non so se conosci Bernardetta, che è di Pavullo. Di nome è conosciuta, sì. Va bene, comunque mi sono incontrato. Non so se conosci Bernardetta, che è di Pavullo. Ho di nuovo lo stesso problema di audio. Sì. Stacca il volume. Non so se conosci Bernardetta, che è di Pavullo. Ho di nuovo lo stesso problema di audio. Sì. Stacca il volume. Non so se conosci. Ok, ci siamo? Dovremmo mi senti aver risolto. Tu? Sì, adesso sì. Non so da cosa parte questo innesco. Comunque ho conosciuto, mi sono avvicinato nell'ultimo periodo, quindi da pochissimo, seriamente ai radicali. Ho scoperto altre cose, ho scoperto altre battaglie attuali e ho deciso di mettermi in mezzo anch'io e di dare il mio contributo per portarla avanti. Ho conosciuto Bernardetta a cena con Mina Welby a Modena, sempre prima delle elezioni, sempre prima della presentazione delle liste, parlammo un po', io chiesi di avere contatti per avere i moduli per raccogliere le firme e da questa cena nacque l'idea di fare il pomeriggio antiproibizionista e nacque l'idea dell'Associazione Radicale di Modena. Quindi fu una cena alquanto no? propiziatoria per le future, molto importante. Sì, diciamo. Sì. Effettivamente. È molto importante poi, no, che la politica viva anche di questi momenti, definiamoli così, conviviali, no?
poi investono tutti i rapporti interpersonali, ovviamente non è solo un legame che è cementato dalle logiche della politica, dal potere, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra la parte migliore, quella più nobile della politica, no? Soprattutto in tempi come questi, dove ormai si è persa quasi qualsiasi fiducia nei confronti della politica, no? Quello è un problema che ho sentito che ne parlavate anche prima. La disaffezione, soprattutto della fascia giovane, questo lo posso assicurare, nei confronti della politica, è una responsabilità che non me la collo perché non è mia, però sicuramente bisogna lavorarci. Cioè, io ho la mia idea, che è quella di reintrodurre la discussione politica e promuoverla all'interno degli istituti superiori, cioè almeno per coltivare un pochino di passione politica che è giusta e sacrosanta già dal popolo giovane. Mi raccontava anche solo mia sorella che nei suoi anni, negli anni 70-80, la politica a scuola faceva alla grande, no come adesso che è tutto morto. Là magari andavamo agli eccessi ideologici, perché poi alla fine in quell'ambito là, posizioni, come tu ben sai, posizioni liberali non avevano praticamente ricezione, dominavano le chiese contrapposte, i rossi e i neri, insomma, quindi forse sì, sì, sì. Però non è stato sostituito appunto da, no, questo sì, purtroppo è stato sostituito dal vuoto pneumatico. Gli eccessi ideologici, però, che non siano causa di chiusura dei giovani alla politica, perché non, sarebbe una stronzata di quelle epiche. Esattamente. Però per quel che ne penso io, magari che noi riusciamo a veicolare un tipo di politica diversa, nel senso che riusciamo a farci interpreti dei bisogni della società, lontani dalle logiche del potere, quindi io la politica la vedrei in questa maniera, come una specie di servizio nei confronti degli individui e delle società, della società, non tanto quanto, diciamo, no, responsabilità di governo, perché quella purtroppo in Italia approda quasi al nulla, insomma, il governo bene o male è improduttivo, però ti ripeto, questa funzione di servizio la vedo fondamentale, vedo noi e spero di vedere altri presto a presidiare questi spazi di libertà sempre più ristretti, no? Ci mancherebbe. Io anche quando parlo con i miei amici di politica, dei radicali, loro hanno posizioni diverse, loro hanno posizioni un po' più tendenti verso sinistra, diciamo, io sono più liberale, non comprendono quando parlo il discorso per esempio della partitocrazia. Guarda che la partitocrazia, che per noi è pane quotidiano, noi ne parliamo di continuo, è un meccanismo mentale che la gente assuefatta è sbagliato, che la gente è abituata alla configurazione mi sa che è più impegnante quando hai detto assuefatto, è molto più, perché dà l'idea proprio della narcodipendenza dalla politica, no, in questo senso è abituata ad avere un'impostazione mentale, gli schieramenti fissi, bloccati, incrostati. E quelle canalizzazioni non riesce a ragionare proprio mentalmente, e quindi molto più difficilmente comprende ogni discorso sulla partitocrazia, anche perché a un certo punto dice: voi radicali da che parte state? State a destra, a sinistra? No, c'è stato rivolto centinaia di volte ai tavoli, è una lunga storia, quindi imparerai a conoscerla, ti sarà rivolta molte volte questa domanda. No, ma mi è già stata rivolta, però questo è il fatto di gente che ti rivolge questo tipo di domande, è l'emblema del non hanno capito nulla, certo, anche perché purtroppo il fatto che esista una destra e una sinistra, due punti, due centri di gravità, l'hanno deciso loro, non l'abbiamo deciso noi, certo. E noi ci ritroviamo Roberto. Qua. Ti passo Roberto che ti farà qualche domanda di terzo grado, quindi poliziotto. Per... Ciao Riccardo, cosa te ne pare di questo esperimento, di questa Web TV, cosa te ne pare? Secondo te è un esperimento che deve proseguire? È un esperimento che deve proseguire. Magari metti la Web TV direttamente nella home, perché c'ho persone che hanno avuto qualche difficoltà a trovare il canale. Il pulsante in alto sulla barra di navigazione, non potete dirmi che non riuscite a vedere Web TV e chat. No, vabbè. Ma ci mancherebbe, io ti sto guardando adesso. No, era solamente per...
fuori di scherzo, una cosa che, alla quale ti interesserebbe collaborare, perché se ti interessa collaborare ti metto nella mailing list e così leggi un pochino anche le discussioni che facciamo in mailing list, rispetto che noi abbiamo intenzione di diventare un'associazione radicale telematica a livello nazionale. Sì. E quindi stiamo già lavorando sullo statuto, eccetera. Se tu sei interessato, anche per esempio se ti viene in mente un format, una trasmissione che vuoi fare te, e se sei interessato a partecipare, se vuoi ti metto in mailing list. Mettimi, tranquillo, ce l'hai la mia mail? No, se me la dai in diretta, altrimenti... Riccardo Macchioni, @gmail.com. Riccardo Macchioni... quindi semplicissima @gmail.com. esatto, ne ho solo una, solo quello, okay, e vale per allora tutto. Ciao Riccardo, questo è il gruppo, lo scrivo subito, quindi questo significa che tu diventi da questo istante, l'istante che è trascorso, componente della mailing list, quindi sei responsabilizzato, devi scrivere in mailing list, mi raccomando. Invito tanto vivo. No, Riccardo, veramente fa piacere vedere che una persona così giovane come te sia interessata anche a questo progetto della Web TV, quindi è una cosa sperimentale per il momento, però speriamo a partire dalla fine di settembre, primi di ottobre, di cominciare con delle trasmissioni quotidiane di 4-5 ore, magari con la trasmissione non solo da Lecce ma anche da vari punti d'Italia. Infatti in questo senso ci stiamo organizzando. Ma c'è anche Matteo Mainardi di Pesaro, mi sembra. Matteo Mainardi addirittura, io ti propongo anche, se vuoi preannunciare la tua iscrizione, stiamo anche raccogliendo i preannunci di iscrizione. L'iscrizione costa 25 euro. Costa? 25 euro, non ti salassiamo. Se vuoi preannunciare la tua iscrizione, poi... io ti metto tra i preannunci di iscrizione. Tra voi certi diritti radicali italiani ormai... Comodamente rateizzabili, No, vabbè, non sono rateizzabili. Sono rateizzabili. Però è un progetto rivoluzionario, diciamo, perché non è parte dal basso innanzitutto. Quindi facciamo una cosa, guardati la mailing list, pensaci e nel caso ci preannunci l'iscrizione direttamente a mailing list, va bene? No, va bene, dai, la preannuncio adesso l'iscrizione, non è un problema. Basta che non mi impegnate troppo tempo, io una mezz'oretta settimana. Allora, guarda, sei praticamente condannato, Riccardo. Adesso ho torturato dalle nostre email. Morte. No, fuori di scherzo, grazie per il preannuncio di iscrizione, innanzitutto. Però, a ci parte gli scherzi, sui temi che a te stanno più a cuore, se vuoi costruire una rubrica di 30 minuti, di 60 minuti, decidi te, perché chiaramente quello che dobbiamo costruire sono i contenuti. E quindi è importante che anche ciascuno di noi si attivi in maniera, se vuoi, giornalistica, da giornalista di strada, facendo anche delle interviste e altro. Poi delle cose tecniche parleremo a suo tempo, ma è veramente molto semplice anche utilizzare gli strumenti che servono per fare la trasmissione. Riccardo, noi ti ringraziamo veramente tanto e ti salutiamo e ad un prossimo collegamento, allora. Ciao, alla prossima. Ciao Riccardo. Bocca al lupo, ciao ragazzi. Ciao Riccardo. Salutiamo Riccardo. Ciao. Ricordiamo che è il segretario dell'Associazione Radicale di Modena, Radicali a Modena. Neonato, se vuole serie di... Complimenti veramente perché sì. abbiamo raccolto 4 preannunci di iscrizione, Salvatore, in diretta. Piccoli numeri. Ma mettiamo anche il tuo preannuncio di iscrizione a questo punto. Incastro, ovviamente sì. Anche quello di Salvatore Antonacci, siamo a 5. Salvatore Antonacci. E così dovremmo essere arrivati a 16. In tutta la mailing list, buon risultato. Bene, a questo punto.